8 giorni dopo il rogo della Ferrocart, Terni si è svegliata di nuovo con l'odore acre delle fiamme nell'aria e le scuole chiuse per precauzione. Sono servite oltre 12 ore di lavoro ai vigili del fuoco per spegnere l'incendio che ieri ha devastato l'area logistica della ditta dei trasporti Medei all'interno del polo chimico. Violentissime le fiamme che hanno distrutto un'enorme quantità di merce stoccata, per lo più pallet in legno, imballaggi in plastica e bottiglie di vetro, e seriamente danneggiato uno dei capannoni ora a rischio crollo. Nella tarda serata di lunedì, dopo una riunione in prefettura con i sindaci di Terni, Narni e Montecastrilli, i tecnici di ARPA e della USL, la decisione di chiudere in via precauzionale le scuole e di vietare in un raggio di 5 km dall'incendio la raccolta di ortaggi e il pascolo di animali da cortile. Oggi i primi dati dell'ARPA aiuteranno a fotografare la situazione. Ci aspettiamo sicuramente le diossine, ci aspettiamo dei valori di IPA abbastanza importanti quando c'è una combustione di legna. Non crediamo di trovare particolari livelli nei metalli, probabilmente anche qualcosa nei PCB. Secondo le prime analisi, comunque, i fumi sospinti dal vento dovrebbero aver risparmiato la zona più popolata della città. Il vento spirava prevalentemente nella zona che va da Lambendo, Colle Scipoli, Ponte San Lorenzo, verso i Tieli, fino alla zona di Narni, zona dell'Aia, quindi quel settore circolare. Proseguono anche le indagini sulle cause del rogo. A destare perplessità tanto la velocità con cui le fiamme si sono propagate fino a costringere l'evacuazione di alcune abitazioni circostanti, quanto la modalità di innesco del rogo. Al momento comunque nulla sarebbe emerso che possa far pensare ad un'origine